percorso sarà quello delle consultazioni online. Per quanto riguarda la ricerca del candidato, stiamo ovviamente dialogando sia al nostro interno che con il mondo civico. Se nulla cambia rispetto alle elezioni che ci hanno preceduto, poi il candidato presidente verrà comunque votato su Rousseau come nostra prassi, cioè attraverso ovviamente un percorso pienamente democratico.